Allora, volevo dire questo, questa sofferenza dell'intelligenza, questo stato di isolamento in cui si trova il cristiano, il fedele, insomma, e non la imputa in parte al fatto che è difficile essere fedeli a se stessi e nello stesso tempo vivere nell'ambiente, nella società, con tutte le regole che la società comporta. È lì il contrasto, il punto di contrasto maggiore. E perché il cristianesimo non è mai stata una forza liberalizzante proprio nel modo di cambiare le regole della società? È qui il punto di crisi del cristianesimo, secondo me. È qui che non si riesce a difendere le speranze delle persone, non si riesce a difendere i valori delle persone. Quando non si riesce a difendere questo, si svilisce tutto. Cioè, invece non ci si mette più alla carità, al senso del rapporto individuale, il rapporto individuale del cristiano che deve essere e che deve amare il prossimo, ma bisogna superarlo anche su una linea molto più vasta di orizzonte, di trasformazione della società intera, se no diventa un po' troppo intimista il rapporto della fede. Cosa devo dire se non che... Cosa devo dirle se non che sono ampiamente d'accordo con quello che lei dice? Io anche nel mio libro lo riconosco, che se per esempio la Chiesa Cattolica è giunta a riconoscere la libertà religiosa, non l'ha fatto così, sua sponte, ma l'ha fatto perché la società ha imposto la fine della Sacra Inquisizione, ha imposto il rispetto dei diritti umani. No, perfettamente d'accordo, lo dico, e sono d'accordo sul fatto che l'amore, se non si traduce in prassi di liberazione, se volete anche in disegni di legge, e se volete anche in cose concrete e così via, diventa semplicemente intimista. Per quanto, mi permetto semplicemente di aggiungere che l'intimità, non l'intimismo, ma l'intimità alla fine è la cosa più importante che c'è, secondo me, in un essere umano. Non sarà mai la dimensione politica, sociale, a definire un essere umano, secondo me. Cioè, alla fine, la dimensione dell'interiorità, dell'intimità, è il punto di partenza, il punto di arrivo, anche della società, anche delle leggi e tutto quanto. Però, chiaro, tra questo punto di partenza e questo punto di arrivo c'è di mezzo un amplissimo percorso che deve avere risvolti sociali, perché noi siamo anche rapporti sociali, e certamente che sì, sono perfettamente d'accordo sul fatto che tutto questo spesso all'interno del cattolicesimo, del cristianesimo non è valorizzato come si deve. Sono perfettamente d'accordo sul fatto che spesso la Chiesa Cattolica, soprattutto la Chiesa Cattolica nella modernità, è stata un freno alla battaglia sui diritti umani. È impressionante vedere come tutte le grandi libertà democratiche all'interno delle encicliche del 1700, del 1800 siano state sistematicamente prese di mira, impallinate e fatte fuori dai papi del tempo. È veramente impressionante. Se uno legge oggi il sillabo di Pio IX, sillabo, se ricordo bene, del 1854, dico bene? No, 1880 mi pare. No, 54? 64, ecco. 1864, vabbè, se prendo in mano il sillabo del 1864, lo leggo oggi, beh, insomma, fatelo, è un esercizio interessante dal punto di vista storico, ma si vede quante posizioni incredibili siano state difese dalla... Senza il grande contributo delle forze laiche, certamente questo superamento non avrebbe potuto essere. Però chiudo semplicemente con una cosa: come mai questo grande cammino a favore dei diritti umani è stato possibile proprio nell'Occidente cristianizzato, certo in modo secolarizzato, però proprio nell'Occidente e non in altre culture? È un caso? Oppure quella predicazione che insiste, del cristianesimo, che insiste così tanto sul valore del singolo, non c'è più né giudeo, né greco, né uomo, né donna, né schiavo, né libero, ma tutti siamo una nuova creatura, questo senso proprio dell'uguaglianza di tutti, della fraternità, nel senso che tutti siamo figli di Dio,
di questa fraternità universale, cioè il fraternité, scusate, il fraternité della triade rivoluzionaria, liberté, égalité, fraternité, ma in particolare certamente anche l'uguaglianza. La libertà secondo me no, la libertà è qualcosa di naturale, istintivo, ma certamente l'uguaglianza non è istintivo. La natura non vuole, la natura gerarchizza, non vuole assolutamente l'uguaglianza, bisogna andare contro natura per generare uguaglianza. E difatti il capitalismo, che è la forma che necessariamente sottolinea solo la dimensione della libertà, e che cosa fa dell'uguaglianza? Se ne ride. Non parliamo poi della dimensione della fraternità, che ormai chi è che parla di fraternità? Forse è giusto solo gli oratori, ammesso che ancora, cioè chi parla più di fraternità? E però perché queste cose sono avvenute proprio nell'Occidente cristiano? È probabilmente per questa dimensione, perché è questa grande questa attenzione del singolo che il cristianesimo ha avuto, al di là della dimensione istituzionale, del potere ecclesiastico e così via, ha generato una coscienza che nei secoli poi ha prodotto la grande battaglia per i diritti umani. Sotto forma secolarizzata, spesso anti-ecclesiastica, ma non senza profonde radici con il patrimonio spirituale dell'Occidente. Buonasera professore, hanno fatto tutte bellissime domande, onestamente mi ha fatto molto piacere. Prima cosa le dico, prosegua così, mi raccomando, noi la seguiamo, vogliamo crescere insieme a lei, perché questo per noi è molto importante. Poi Ernesto Balducci negli ultimi tempi non credeva più, detto da fonti autorevoli, non credeva, chiedeva che la Chiesa fosse immodificabile negli ultimi tempi, detto da amici, nominando Enzo Bianchi, l'altro. E pertanto lei che pensa a un tutto cosmico, che io mi ritrovo completamente, cioè dire, non ci può essere altra realtà, tra l'altro il Big Bang già ci pone problemi oltre che veramente si entra nel mistero, nella non conoscenza. Ma poi ripensando, ho già detto, lo rileggerò come farà, perché non essendo un intellettuale poi non è che tutte le cose si possa aver approfondito abbastanza. Però mi è piaciuto di suo figlio e la sua figlia quella mattina, che gli fanno quella domanda epocale, si può dire, e che io prima che lei finisce il discorso assolutamente non se ne parla, e non penso all'istinto, penso al bene, penso all'amore, penso alla giustizia, non penso, come mi ha insegnato lei, penso al bene, penso alla giustizia, non penso che ci possa essere un Dio che mi possa, guardi questa forse catechismo le dice tuttora, Abramo l'ha fatto bene, basta così, è una riflessione e lui mi deve dare. Io lascio la parola, prima di tutto lascio la parola a Bruna per una, no, un'osservazione su Balducci, perché visto che è stato, poi è l'anniversario. No, una testimonianza molto piccola, però ho conosciuto molto bene Balducci, ho anche molto letto le sue cose. Non userei la parola immodificabile. Ecco. Lui non credeva più a una possibilità che era stata la speranza di tutta la sua vita, cioè quella di una riforma della Chiesa, che poi con Papa Giovanni il Concilio era diventata una speranza che sembrava a portata di mano, che dalla metà degli anni 70 non ci crede più, ma con questo acquisisce una radicalità evangelica ancora più forte, mettendo a confronto continuamente il momento biblico e la quotidianità. Lui richiamava quell'espressione di Barth tra la Bibbia e il Vangelo. Ecco, c'è questo confronto continuo tra la scrittura, la parola e la realtà del mondo, la realtà quotidiana. Però non direi immodificabile, ecco, soltanto questo. Guardi, sul suo intervento, sollecitazione, lei ha richiamato quella pagina appunto del mio libro dove io mi sono trovato al cospetto dei miei figli la mattina presto, quando li ho svegliati per portarli a scuola. Allora abitavamo in campagna e quindi mi svegliavo ancora prima di quanto presto,
E appunto il mio figlio, che di solito è sempre così taciturno, mi dice: papà, ma chi era quello che doveva uccidere suo figlio per ordine di Dio? E innanzitutto penso chissà che cosa ha sognato questo, forse una lezione di catechismo particolarmente intensa, che era, chi lo sa. Sono stato il fatto che gli dico che era Abramo, e la bambina, che allora dormiva ancora nella camera del fratello perché era piccola, faceva la prima e la seconda elementare, dice, già sveglissima lei perché è un carattere un po' più, dice: papà, ma se Dio ti ordina di uccidermi, tu mi uccidi? questo è il riporto, e parto da lì, insomma, che le ho risposto di no. No, non se ne parla mai, papà non ti tradirà mai, anche se mi dovesse arrivare. E lì faccio tutto un lungo discorso a proposito di Genesi 22, a proposito di Kant, che critica questa pagina, la critica dal punto di vista della morale, dicendo che Abramo avrebbe dovuto, non solo non avrebbe dovuto assolutamente alzare il coltello verso suo figlio, ma avrebbe dovuto dire: ma chi sei tu che mi fai queste domande? Io non solo non ucciderò il mio buon figliolo, ma mi chiedo e ti chiedo che mi parli se veramente Dio, tu non sei Dio, non mi puoi chiedere, che Dio vuole il bene, solo il bene, ma non può chiedere qualcosa del genere. Due cose. La prima, paradosso, a mo' di pena di contrappasso, è stata che ai funerali di Lucio, domenica 4 marzo, io ho dovuto leggere proprio questa lettura, cioè la domenica della liturgia, Genesi 22. La seconda è la bellezza della Bibbia al riguardo. Perché è vero che questa è una pagina biblica, ma è altrettanto vero che c'è una pagina biblica, Michea, profeta Michea 6:8, che critica direttamente questa pagina e dice: che con che cosa mi presenterò al Signore? Fa tutto un elenco di cose, dice: darò forse il mio primogenito per i miei peccati, ucciderò forse il mio primogenito per i miei peccati. Ed è chiaro che il profeta aveva in mente Genesi 22. E la risposta: uomo, ti è stato insegnato che cosa vuole il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. E sono delle cose meravigliose: praticare la giustizia, amare la bontà, amare il bene, amare l'idea del bene e camminare umilmente con il tuo Dio. Quindi la bellezza della Bibbia è che bisogna leggerla così, in maniera matura, andando a vedere come anche la Bibbia si superi, ci sia dialettica. Ci sono dei libri biblici che sono stati scritti in contrapposizione ad altri libri, in contrapposizione delle pagine. Bisogna, se si legge così, se per esempio si capisce che esiste tutto un blocco di libri, la cosiddetta sapienza ortodossa, che si contrappone, scusate, eterodossa, che si contrappone alla sapienza ortodossa, e che sono scritti in dialettica, e fa vedere come alcune frasi sono direttamente contestazioni di altre frasi che sono in Bibbia. Ma se si legge così, capite il respiro, capite come la modalità di concepire, di vedere le cose, non diventa più quasi canonistica, sta scritto. Perché ti dice: sta scritto questo, sta scritto anche il contrario di questo, e tu devi capire che la vita è movimento, la vita della mente anzitutto è movimento. E niente, si entra in un flusso di vita spirituale, nel senso della libertà e così via. Una domanda che spero di non metterla in difficoltà. Anch'io spero. Volevo sapere cosa pensa Vito Mancuso. Di Balducci lo so cosa pensava, quindi è già un passo avanti. Invece mi interessa sapere cosa pensa Vito Mancuso di quello che è l'istituzione e il Tribunale della Sacra Rota oggi in Italia, e di questa Chiesa, di questo potere della Chiesa che sovrasta e supera quello dello Stato. Ma io non ho una risposta precisa perché non ho un'esperienza diretta al riguardo. Ma quello che so è che non mi sembra essere un'istituzione, questo è il Tribunale della Sacra Rota, governato in modo sereno, non so che dire. Quello che mi ha sempre stupito è i discorsi ricorrenti dei papi che si lamentano della modalità con cui il Tribunale della Sacra Rota viene gestito. Questo quasi regolarmente, ricordo Giovanni Paolo II più di una volta aveva
quindi poi naturalmente tutto questo tocca il vero e proprio problema, che è quello della concezione del vincolo sacramentale, del sacramento del matrimonio e quindi dei divorzi. E quindi della possibilità di un nuovo matrimonio, divorziati, risposati, così via. Allora, se tutto il seguito della questione voleva andare anche alla questione dei divorziati, risposati, così, il mio pensiero è chiarissimo, io sono totalmente contrario alla modalità con cui si nega l'accesso ai sacramenti da parte dei divorziati. Risposati, mi sembra qualche cosa, ma per lo stesso discorso che facevo prima a proposito del funerale, di quella clausola così che è stata letta ai funerali di Lucio Dalla, cioè a mio avviso questa concezione di un sacramento che è appannaggio solamente dei giusti e dei buoni, per cui qualcuno lo merita ed è degno, qualcun altro non lo merita ed è degno, questa concezione è esattamente quella concezione di religione contro la quale Gesù di Nazareth lottò e a causa della quale perse la vita. Quindi